La nascita della grappa bevanda è stata preceduta, nei secoli bui, da quella della grappa medicina. La distillazione era finalizzata alla produzione di medicinali e gli alchimisti di allora, associando erbe all'alcol, miglioravano l'effetto terapeutico di ambedue i principi. Pariteticamente, le erbe miglioravano anche il gusto delle acque viti. Le grappe aromatizzate rappresentano comunque un capitolo interessante perché, se preparate bene, acquisiscono dall'erba officinale impiegata molte virtù terapeutiche, diventando così di conforto. Inoltre, con le erbe si può ottenere un fantastico ventaglio di profumi che aumentano il piacere del bere. Le piante officinali hanno proprietà farmacologiche che derivano loro da una serie di composti chimici. Molti sono in grado di essere solubilizzati dalle miscele idroalcoliche. Esaminiamoli suddivisi nelle grandi famiglie di cui fanno parte. Zuccheri esercitano un'azione energetica sull'organismo, ma non alle quantità in cui possono essere presenti in una grappa aromatizzata, e alcuni evidenziano una discreta proprietà regolatrice sull'intestino, comportandosi da regolatori a meccanismo osmotico meccanico. Acidi organici, contenuti in quantità rilevanti in certe piante, sono rappresentati maggiormente dagli acidi malico, ossalico, citrico, succinico, tartarico, hanno un'azione purgante. Fenoli è un gruppo molto ampio a cui appartengono i tannini, gli antrachinoni e i composti fluoroglucinici. Le loro proprietà terapeutiche vanno dall'azione astringente a quella purgante e tenifuga. Saponine triterpeniche. Modificano la tensione superficiale dei liquidi, favoriscono l'espettorazione, la diuresi e la sudorazione. Steroidi comprendono i glucosi D e le saponine steroidiche. I primi sono utili negli scompensi cardiaci, mentre le seconde hanno effetti analoghi a quelli delle saponine triterpeniche. Alcaloidi stimolano la respirazione, aumentano la sudorazione e la salivazione, agiscono in vario modo sul sistema nervoso, sul sistema digerente e su quello cardiocircolatorio. Essenze e amari hanno grande importanza nel conferire particolari caratteristiche organolettiche. Dal punto di vista terapeutico, esplicano diverse funzioni. Resine svolgono sull'organismo umano funzioni importanti a livello dell'apparato respiratorio e digerente. È più laboriosa la preparazione della tintura alcolica rispetto alla macerazione diretta della pianta officinale nella grappa, che si esegue immergendo la droga nelle dovute proporzioni. Il tempo di macerazione varia in base alla pianta officinale utilizzata e della gradazione alcolica della grappa. Più è elevata, più sarà forte l'effetto solvente e meno tempo occorrerà. Il periodo di macerazione termina quando l'acquavite ha estratto nella giusta misura gli aromi buoni e non ancora quelli sgradevoli. Non è raccomandabile lasciare le erbe dentro la grappa fino a che essa non sia consumata, a meno che non si tratti di una quantità molto piccola che è gradevole esteticamente. Il modo migliore per stabilire la durata dell'aromatizzazione è l'assaggio periodico. Le grappe aromatizzate vengono sempre più o meno edulcorate con zucchero perché esso migliora il sapore rendendolo più armonico. La legge ne consente un'aggiunta massima del 2%. A livello casalingo se ne può aggiungere anche il 5-6%, man mano che si aumenta questo componente, ci si avvicina sempre più al liquore, allontanandosi dalla grappa. In questo caso la quantità massima legale di zucchero corrisponde anche a quella congrua sul piano tecnico. La grappa che si utilizza nelle preparazioni deve essere di buona qualità. È erroneo utilizzare una grappa scadente pensando che il sapore venga mascherato dall'aromatizzazione. In genere succede il contrario. Si formano combinazioni veramente disgustose.
Diluire una grappa aromatizzata è rischioso, perché alcuni componenti possono insolubilizzarsi provocando intorbidamenti e ci possono essere alterazioni all'armonia del gusto. Al termine dell'aromatizzazione è bene eseguire una filtrazione per rendere più limpida l'acquavite. Una grappa fatta bene è certamente compresa nel novero ristretto di quelle bevande meno bisognose di manipolazioni per essere presentate al consumatore. Il suo grado alcolico la rende sicura sotto il profilo microbiologico, incorruttibile dal tempo e organolitticamente molto stabile.